già nel sole. Bellissima questa immagine. Ne sta uscendo e dall'altra parte ne arriva. Mandato dal Signore del Castello a simboleggiare il passaggio tra presente e passato, in modo che da domani Bassignano riviva il suo importante Medioevo. Ecco tra noi rinovellata di 27 rintocchi, torna la pensione della virtù e dell'onore.
che in premio porge al rione più bravo tra i bravi, prezioso e tambito quanto. Al sud avanzi il rione vincitore della passata edizione e riconsegni l'amico Monfalone. Verrà ora presentato il Palio 2010, magistralmente realizzato dal maestro Elio Pasquale. E rappresenta con i suoi simboli, lo vedrete anche nei prossimi giorni, ciò che è identificante di Passignano, la sua torre dell'orologio, la grande rocca, e un'immagine poi di una donna, un simbolo molto diretto e moderno, che crediamo sia un ponte ideale sulla rappresentazione simbolica che questo grande artista di Passignano ha voluto fare e realizzare appositamente per il ponte. Rione a parlare sarà il centro 2. Vincitore della passata edizione. Domenica passata, per compiere il rito, abbiamo riconsegnato il palio tanto ambito, ma non vagitate, era solo per regalarvi una piccola emozione. Ce lo riprendiamo subito, il nostro Monfalone! Cari tre rioni avversi, stasera mi preme parlare di voi tutti quanti assieme e di tutto questo perché e per come è che siete così indietro che mancando manco il vostro nome. Lucci, il resto vi saluta con grinta e con onore e con Luccio sempre nel cuore. Madame e messeri, in questa piazza benvenuti. Hanno passato che non sono colpo d'arresto, sono onesto. Ma domani guardiamo qua c'è tutto. L'ammettiamo da tutti. La tramanta di giuro!
quel dolce suono di un remo spezzato. Le chi parlo le fa anche bene a Corellina, me ne volgo a voi, coraggi della regina. Poteva essere anno della vittoria, invece sono rende questa storia. Per noi, è stato rivivere il passato, col centro storico, quanto classificato! Dunque vi parlerò solo di come sia bello per noi vestire quei colori e correre per il nostro capitone. Quanto sia emozionante vedere l'amore col quale la nostra gente prepara questo evento, partendo dalla cucina fino ad arrivare alla sfilata. Una frase che spesso viene tagliata alterando il significato dice: non è importante vincere, ma partecipare con la consapevolezza di essersi preparati per farlo. Beh, noi ci siamo preparati. E se vinceremo quei centimetri di vantaggio e quei secondi che guadagneremo, ce li saremo sudati uno ad uno con un anno intero di sacrifici. Quindi grazie, Doc. Grazie, Renatori, portabandiere e portatori. Grazie a tutti, quei vivetani, presenti del passato e del futuro, che fanno grande il nostro Lione Capitone. È il mio momento su questa piazza, pronto a raccogliere la sfida dalla terrazza. Ascoltate me e non piacate, a voi sono rimaste solo due serate. È giunta l'ora, pronti siamo alla risposta. Cuori e muscoli scatteranno alla mossa. E le vostre parole che finora abbiamo udito, il vento via le porterà. Morale, avrete finito! Avvolti dalla splendida cornice del Casimeno, domenica il paese nostro faremo. Lione centro storico, domani sarà gran giorno, in palio, finalmente, al castello farà ritorno! Thank you.
per salire. Centro storico che gira. Attenzione, qui è il momento centrale. Centro storico. Già girato. Centro 2 sta per girare adesso. Oliveto segue e poi abbiamo San Donato in uccellino. E San Donato. Vedi alla cosa, si vedono loro da quella parte là, un po' più. Thank you.
eccola all'avverso con girare la boa, vedremo cosa ha di vantaggio veramente. Gira, 1, 2, 3, 4, 5, un'imbarcazione in mezzo, 6, sembra 7, 8, quasi in vantaggio. Manca poco. Un anno di impegno. Mi stanno spingendo sotto la barca il Persico, la Regina, il Gobbo, il Lucio, le anguille stanno con le sole. Sembra che sia quasi avanti ancora.